È stato sottoscritto a Senise un importante progetto di collaborazione tra il Rotary Club Senise Signia, l'Avis Comunale, l'Associazione Agata Volontari contro il Cancro. Nel nome della cultura del dono e della sinergia che deve necessariamente esserci tra chi si occupa di volontariato, in particolare tra chi ha come mission la cura e l'attenzione verso le persone più fragili, parte ufficialmente una collaborazione che ha visto come primo passo un atto concreto, la donazione di 18 parrucche. Un protocollo importante, come si dice, l'unione fa la forza, è importante fare rete. Io mi rifaccio a quello che ha detto il dottor Pizzuti durante l'intervento. Chi si occupa di cura e di volontariato in questo senso non deve lavorare a compartimenti stagni, ma deve fare rete. Sì, oggi è la dimostrazione del fatto che se ci conosciamo e sappiamo quali sono i punti che abbiamo in comune, si possono sviluppare delle collaborazioni. In effetti il protocollo d'intesa guarda avanti e mette a disposizione Agata di questa comunità con l'ausilio e il supporto delle due associazioni che vivono qui su Senise, ma l'obiettivo è quello appunto di fornire i servizi e di implementare l'assistenza a supporto dei malati di cancro e delle famiglie. La parrucca è il simbolo, si è detto, di quelli che sono i bisogni soprattutto psicologici di chi è malato di cancro. Sì, difatti è stato detto molto chiaramente che non è un vezzo, come spesso ci sentiamo dire, ma invece è l'attenzione che bisogna dedicare alle donne, ai malati in un momento di particolare fragilità. In Agata molti di noi ci sono passati, quindi sappiamo esattamente quale è il momento difficile che si vive quando vengono per la presa in carico, e devo dire che il fatto di condividere un problema che già si è avuto aiuta molto le donne. È difficile vedere donne che prendono le parrucche con il sorriso sulla bocca. Ad Agata succede anche questo. Un protocollo importante, si diceva, l'unione fa la forza, però qual è la storia di questa unione? Il Rotary ha tra le aree di intervento la prevenzione e la cura delle malattie, e soprattutto noi cerchiamo di puntare anche sulle sinergie, mettere in campo l'unione tra più associazioni, perché appunto, come si suol dire, l'unione fa la forza. Quindi insieme ad Avis abbiamo deciso di supportare Agata. Agata, che fa un lavoro di volontariato encomiabile, è un esempio qui in Basilicata, e quindi abbiamo deciso di sottoscrivere questo protocollo che vede le tre associazioni unite. Quindi io mi auguro che questo sia soltanto l'inizio di un lungo percorso di collaborazione che non sia limitato soltanto a questo momento di donazione delle parrucche, ma ci veda coinvolti in tanti altri momenti ancora più importanti. Noi ci auguriamo addirittura l'apertura di uno sportello Agata qui su Senise. L'Avis è donazione di sangue e plasma, ma non solo, ma anche promozione del dono, un aspetto più ampio, quindi donare anche, come dire, la serietà per le persone. E con questa attività che abbiamo oggi, abbiamo donato, cercato, quindi donato delle parrucche alle persone bisognose. Donare una parrucca è come rispettare la privacy della persona, perché dire non far vedere all'esterno che sia un momento di difficoltà, perché è difficile per una donna accettare questo cambiamento del proprio corpo e quindi viverlo con serenità.